inaugurata lo scorso sabato nelle sale espositive di Castel dell'Ovo, resterà aperta fino al 3 febbraio prossimo, ad ingresso gratuito, la retrospettiva Carlo Montarsolo, Ritorno a Napoli. Oltre 50 opere del maestro, molte delle quali appartengono oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e ad altre importanti collezioni, sono esposte per ripercorrere il suo lavoro più significativo, la cui tecnica pittorica, capace di far esaltare il dato cromatico come fattore illuministico, lo ha reso tra i più interessanti artisti della pittura italiana del dopoguerra, ma soprattutto per rendere un omaggio a Napoli, città con la quale Montarsolo, nato a Terni nel 22 ma trasferitosi subito a Portici, alle falde del Vesuvio, intrattenne un legame sia affettivo che professionale. Con l'esplicita volontà di ripercorrere le tappe biografiche legate alla città, la mostra, patrocinata tra gli altri dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Città Metropolitana di Napoli, espone infatti la serie di pitture Lave Vesuviane e Mare, Onde, Nuvole, Vento, che hanno segnato la produzione di tutta la vita dell'artista, dagli anni 40 fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2005. Noi abbiamo costituito 2 anni fa l'Associazione Montarsolo proprio per valorizzare l'opera di Carlo Montarsolo nel decennale della sua scomparsa. Ci eravamo promessi di riportarlo a Napoli come prima iniziativa di prestigio e ci siamo riusciti in questa cornice importante. Noi abbiamo in programma delle iniziative che ci porteranno negli Stati Uniti quest'anno. Lui, come anche nel simbolo dell'opera della mostra, che è la memoria del fuoco vesuviano a contatto col mare, aveva la sua soffitta borbonica in Corso Garibaldi a Portici, dove respirava proprio l'aria, l'incontro, a volte anche il confronto e lo scontro tra lava vesuviana, tra Vesuvio e mare. Proprio per questo abbiamo voluto riprendere questo quadro particolarmente significativo, che è anche un omaggio a Portici. Alle tele dedicate a Napoli si affiancano una selezione delle opere del periodo più noto del maestro, quello della fine degli anni 50 e degli inizi degli anni 60, ossia la sua produzione più materica, ed un corpus di inchiostri del decennio 50-60. Insieme con il fratello Paolo, cantante lirico affermatosi sui palcoscenici dei più grandi teatri d'opera europei, Carlo Montarsolo ha condotto con la sua arte il nome di Napoli nel mondo. Io sono particolarmente felice per questa iniziativa e spero che possiamo, ecco, in futuro anche portare questa mostra nella città dove lui ha operato per tanti anni, la sua città, Portici. E sono quegli artisti che negli anni hanno portato il nome di Napoli e dell'arte napoletana nel mondo.